Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Un cambio della circolazione atmosferica è prevista nelle prossime ore. Infatti l'anticiclone che ci ha tenuto in compagnia qualche giorno, di origine azzorriana, verrà scalzato dall'arrivo di una perturbazione atlantica con una depressione che si andrà a formare sul Mar Ligure. Questo è sicuramente indice di un peggioramento del tempo, che già abbiamo vissuto nella giornata di oggi con il passaggio del prefrontale, ovvero degli avamposti della nuvolosità che hanno interessato il nostro territorio con locali piogge che sono state più intense e più diffuse sul territorio settentrionale delle Orodie, soprattutto in Alta Valle Seriana e Val di Scalve. Ecco, nelle prossime ore arriverà il fronte freddo, che significa che già a partire dalla giornata di domani avremo parecchie nuvole che si affolleranno sul nostro territorio e cominceranno anche le prime precipitazioni più probabili sul settore occidentale, quindi a partire dalla Val Brembana, e poi nel corso della giornata in propagazione alla Valle Seriana e dal tardo pomeriggio anche nella zona della Valle Camonica. Ecco, sul nostro territorio verranno a fronteggiarsi due tipologie di fronti nuvolosi diversi. Dell'aria più calda proveniente da sud-est andrà proprio a contrastarsi con quest'aria più fredda proveniente da ovest. Il territorio di contatto svilupperà dei fenomeni particolarmente intensi, quindi nella giornata di domani, dove accadranno i temporali, saranno anche localmente di forte intensità accompagnati da locali grandinate. Questo più probabile nella seconda parte della giornata, quindi nel primo pomeriggio. Poi nel corso della serata questi fenomeni tenderanno lentamente ad estinguersi, quindi anche ad attenuarsi, e ci sarà anche spazio per qualche locale apertura. Ecco, come inizierà la settimana in Valle Seriana? Lunedì sarà la variabilità a tenere compagnia il territorio orobico. Infatti avremo annuvolamenti accompagnati da locali schiarite, temperature abbastanza fresche per il periodo, con minime a Clusone intorno ai 14-15 gradi, massime intorno ai 23-24 gradi, però nel pomeriggio saranno ancora possibili degli acquazzoni. Martedì arriverà un nuovo fronte freddo, questa volta non più da ovest, non più dalla Francia, ma addirittura da est, dai Balcani, che tenderà a destabilizzare l'atmosfera, a renderla molto vivace, e quindi avremo anche occasione per diversi temporali nella giornata di martedì, ancora soprattutto più probabili nelle ore centrali della giornata. Apprezzeremo anche un calo sensibile delle temperature, caleranno di qualche grado, con massime a Clusone che faticheranno ad andare nella giornata di martedì oltre i 18-20 gradi, con uno zero termico in abbassamento a 3.300 metri altitudine. Come andrà nella giornata di mercoledì? Ancora queste correnti orientali saranno foriere di instabilità atmosferica sul nostro territorio, quindi il tempo non guarisce sul nostro territorio, le temperature si manterranno anche per mercoledì di qualche grado sotto la media del periodo, con temperature a Clusone intorno ai 21-22 gradi, possibilità di acquazzoni locali temporali ancora possibili, specie nella seconda parte della giornata. Ecco che giovedì finalmente il tempo guarisce lentamente, avremo via via sempre più ampie schiarite sul nostro territorio e la probabilità di pioggia sarà ridotta solo ai rilievi più settentrionali dell'Alta Valle Seriana e della Valle Camonica, nonché dell'Alta Val di Scalve, però questi fenomeni difficilmente raggiungeranno la zona della medio-bassa Valle Seriana e del Lago di Iseo. Venerdì una giornata con tempo discreto in attesa di un possibile nuovo peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata di venerdì, quando potrebbero ritornare i temporali sul nostro territorio. E per il meteo tutto, a voi la linea.